Bella regà, qua Bash e bentornati nel canale. Oggi siamo qua a grande richiesta con un nuovo episodio di Deck Criminali. Big Bad Boys, Mars Space. Per chi fosse nuovo in questa serie vado a portare dei deck sotto i 50 euro per tornare a giocare oppure per iniziare a giocare direttamente adesso, nel 2023. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale e lasciate un like per supportare la serie. Se questo video supera i 100 like, porterò altri episodi di questa serie. Scrivetemi nei commenti magari quale altro deck vorreste vedere in versione criminale. Oggi andiamo a vedere il nuovo Structure Deck Traptrix, veramente il miglior Structure Deck mai uscito dalla Konami. Mi sembra che la Konami si sia un attimo svegliata e abbia iniziato a fare dei prodotti fatti bene. Ovviamente questo è il 3x dello Structure più qualche aggiunta, rimanendo sempre sotto i 50 euro. Detto questo, però, passiamo alla profile. Let's go! 3x di Pudica, veramente forte, io la utilizzo soprattutto anche come bait per andare a bannare un mostro dell'avversario. 2x di Arachnocampa, questo è il nostro extender. L'ho giocato 3, ma il terzo molte volte mi fa briccare. Scusate se c'è la luce sulle carte, ma purtroppo non riesco a spegnere il sole e utilizzando la luce del LED non si vede tanto bene, quindi utilizziamo quella del sole, almeno finché ce l'abbiamo. 3x di Mantis, veramente forte. 3x di Mirmeleo. E alla fine due copie di Dionea. E questo era il reparto Traptrick. Passiamo alle Entrap. 3x di Ashe, la troviamo nello Structure. 3x di Lancea. Entrap fortissima in questo formato e soprattutto anche nel Mirror Match, perché da quando è uscito questo deck moltissime persone hanno scontro ad armi pari e quindi come noi lo utilizziamo per sparecchiare l'avversario, anche gli avversari lo utilizzano per sparecchiare la nostra board e quindi Lancea è molto buona, anche poi per Shifter, Kashtira e le altre monnezze che bannano. 3x di Veiler, questo perché siamo sotto i 50 euro, altrimenti mettete 3x di Impermanence. Una copia del giardino, questa tanto la andiamo a prendere di Pudica. Una copia di sintonia, questa è molto utile, non gioco il 3x perché mi sembra troppo pesante. E alla fine, per concludere le magie, una copia di spolverino, che anche questo troviamo dentro lo structure. Passiamo alle trappole, che sono un casino. Una copia di Ombra Brigantina, di più non le ho trovate utili, va bene una, perché tanto facciamo sempre le combo per portarci il nuovo buco trappola di archetipo. Una copia di buco trappola senza fine. Una copia di incubo buco trappola terrificante, veramente forte. Una copia di buco trappola incubo trappolatrice, fortissimo. E questo qua è il nuovo buco. Io ne gioco due, poi fatemi sapere voi se magari a tre è anche meglio, ma alla fine a due riusciamo sempre a utilizzarlo. Ovvero 2x di buco lutea. Due copie di buco trappola chiuso, veramente fortissimo. Perché va a coprire un pezzo dell'avversario e non lo può più scoprire. Due copie di buco trappola dello scavatombe, fortissimo. Molte persone non prendono in considerazione il fatto di fare 2000 danni da Barn, ma sono tantissimi 2000, cioè a volte vincete con questa. Due copie di buco trappola spazio-temporale, non fate caso, questa è super pimpata perché la giocavo su BA, fortissima. E alla fine tre copie di scontro ad armi pari. La ristampa che troviamo nello structure, veramente ottima. Passiamo all'extra, raga. Tre copie di Sera, veramente fortissima. Due per di culo all'aria. Una copia di Atipus. E poi passiamo ai link generici. Ho voluto giocare una copia di Aoussa, la Ammaliatrice della Terra incassata nera. E ovviamente una copia di Fenice e una copia di Unicorno, perché come sapete in tutti i deck criminali ci metto sempre almeno due Cavalieri dell'Incubo, che sono due link generici che possiamo utilizzare in varie occasioni. Passiamo all'Xyz, due per di Rafflesia, potete anche pensarle di giocare tre, ma due vanno benissimo. Una copia di Pinguino in culo, qui non so come cazzo si chiama, Pinguiguila. Una copia di Allomerus e alla fine gli Xyz randomici. Una copia di Tempteef Reoder. E una copia di Baguska, il tapiro incazzatissimo imperatore del mondo oscuro, supremo, devastante Gesù Cristo sulla cariola. Veramente Baguska, regà, incredibile. Ancora pensare che nel 2023 sta carta fa il panico perché se sta in difesa veramente
smorza tantissimi mazzi. Mi venne da ridere perché veramente sto cazzo di tapiro è fortissimo. Ok raga, il video è finito, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un like per supportare la serie. Cerchiamo di arrivare a 100 like per nuovi episodi di Deck Criminali. E scrivetemi nei commenti quale altro deck vorreste vedere in questa mia serie. Detto questo, vi saluto e adesso vado a giocare i miei buchi criminali. Let's go!